Buonasera, siamo Buonasera. al quinto incontro della rubrica Libri e Pensieri, presentazione e riflessioni collegata a Festa di Scienza e di Filosofia. Questa sera presento due autorevoli docenti e scienziati, anzi, due docenti, uno scienziato e un eminente giornalista scientifico presenteranno il libro che ha il seguente titolo: Quello che gli occhi non vedono, il microscopio, storia di un pezzo di vetro e dell'arcobaleno, pubblicato nella collana Microscopi della casa editrice Oepli. A presentarlo saranno l'autore, come solito, Alberto Diaspro, che è direttore scientifico di nanofisica presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e professore ordinario di fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova. È anche accademico dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, nonché un autorevole dirigente e organizzatore della festa del Festival della Scienza di Genova. Abbiamo avuto l'onore di ospitarlo più volte alla Festa di Scienza e di Filosofia e questa sera lo riascoltiamo con grande piacere. Il libro sarà presentato dal professor Diastro, insieme dialogando con il professor Giovanni Caprara, come ho detto, eminente editorialista scientifico del Corriere della Sera, una delle voci più autorevoli in Italia e non solo del giornalismo scientifico, che è docente di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano. È autore di numerose pubblicazioni sulla storia della scienza e dell'esplorazione spaziale tradotte in Europa e negli Stati Uniti. Ho ovviamente riassunto in modo drastico il loro curriculum vitae e studiorum, perché altrimenti avremmo dedicato tutto il tempo ad esporre questi curricula. Io li saluto, li ringrazio per questa disponibilità. Auguro a tutti buon ascolto e buona visione. Grazie. Grazie. Grazie professor Mingarelli e ciao Alberto. Ciao Giovanni. Ci troviamo a parlare di un tuo lavoro, come ha annunciato il professor Mingarelli, dedicato a un'avventura della tecnologia, ma aggiungerei anche del pensiero. Il titolo è affascinante, quello che gli occhi non vedono, proprio perché dà il senso di quell'avventura che attraverso il microscopio ha permesso di navigare nell'idea del vedere dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, perché come ci spiegherai tu, molte cose sono solo due facce della stessa medaglia, di un modo di ricercare qualche cosa per vederlo e capirlo con dei limiti che sono da una parte quelli del pensiero e dall'altra quelli della tecnologia. Quindi è una sfida straordinaria che ovviamente è incominciata tra i primi pensatori, da Aristotele in poi, perché ovviamente tutti si chiedevano cosa ci fosse al di là del visibile, di quella superficie che coglie in maniera molto leggera i nostri occhi e la nostra mente, ma che naturalmente ci pone la domanda dell'andare oltre immediatamente, perché proprio perché noi pensiamo, non possiamo limitarci a guardare semplicemente, ma vogliamo vedere quello che la superficie ci nasconde. Ecco, questo gioco continuo tra una realtà che si nasconde e la necessità dell'uomo, dello scienziato in particolare, di penetrarla, di andare al di là di
vedere quelle che sono le regole e una dimensione che dobbiamo anche capire per riuscire a vedere. Quindi è un gioco continuo tra la mente e lo strumento dell'uomo. Il tuo libro mi è piaciuto perché racconta una storia. Io amo la tecnologia in particolare, ma amo la scienza e amo questa esplorazione continua dell'uomo, appunto in ogni sua dimensione, e il microscopio, in fondo, nel microscopio nasciamo tutti, direi, perché credo che qualsiasi ragazzo alla scuola elementare abbia sognato di avere il suo microscopio per vedere l'insetto, la foglia e le cose minute che via via andava a scoprire attraverso il sussidiario. E mi è piaciuto anche perché tu incominci questa storia della tecnologia e del pensiero, dell'esplorazione, con un'immagine molto bella, poetica, che è quella di un fiocco di neve. Fiocco di neve che ci arriva, che noi vediamo scendere, ma è un fiocco del mistero, un fiocco misterioso, perché se noi lo andiamo a vedere è ben diverso da come il nostro sguardo lo coglie mentre cade dalle nubi. Quindi, questa storia, intanto, perché tu hai deciso di scriverla? C'è un momento nel quale, credo, quando uno decide di scrivere un libro, che ha metabolizzato una serie di pensieri e vuole cercare di mettere, se non ordine, quantomeno per iscritto qualche cosa che ha dentro attraverso quella che è la sua esperienza, la sua cultura, le sue esigenze del comunicare, perché fondamentale per un libro di divulgazione è questo stimolo profondo che uno ha dentro e che vuole in qualche maniera esplicitare per interagire, per far conoscere, per condividere il bello della propria scoperta, dei propri pensieri. Tu perché hai deciso di scriverlo? Ma intanto grazie per questo inizio, perché hai colto tantissimi aspetti che stanno proprio dietro a quello che mi piace fare quando ho un microscopio tra le mani. Per rispondere subito alla tua domanda, devo dire che in verità avevo proposto un sottotitolo leggermente differente. Non era il microscopio storia di un pezzo di vetro dell'arcobaleno, ma era semplicemente storia d'amore tra un pezzo di vetro e l'arcobaleno. Storia d'amore perché è arrivato un momento in cui ho pensato che volevo raccontare della microscopia e mi sarebbe piaciuto provare a portare il microscopio tra le persone, anche usando in alcuni casi, anche essendo formali in alcuni casi, ma cercare di portarlo in modo diciamo popolare, perché se ci pensi, la cosa che noto spesso è che tutte le volte che si parla di ricerca, qualunque ricerca sia, su qualunque quotidiano, su qualunque settimanale, di qualunque tipo, c'è un microscopio accanto, cioè l'immagine che si associa alla ricerca è il microscopio. E forse è il microscopio perché permette di svelare effettivamente quello che gli occhi non vedono. Questa storia del fiocco di neve per me è veramente importante, perché credo, è avvenuto quando ero bambino, ma credo di avere capito per la prima volta che c'erano delle cose che non riuscivo a vedere. Cioè, al di là di non vedere qualcuno che stava dietro un angolo, ma poi appariva, però il fiocco di neve mi ha fatto pensare che io non riuscivo a vederlo come era nei francobolli, questo bel fiocco. Poi ho imparato che i fiocchi sono tutti differenti, ho imparato tantissime cose dopo, credo di aver imparato. Ma allora vedere cadere la neve, coprire le cose, ma non riuscire a vedere quel fiocco così come era nei francobolli, come era disegnato anche nei libri, ha scatenato curiosità. Ed è iniziata una vera storia d'amore
con questo pezzo di vetro, con questo primo microscopio che mi ha regalato un nonno, che poi durante la mia carriera mi ha regalato tantissime cose, e che era lo sposo della nonna alla quale è dedicato l'inizio del libro, perché una motivazione parallela per scrivere questa storia viene dal fatto che, credo nella ricerca anche che sto facendo, che dovremmo riuscire a dare una svolta ulteriore alla microscopia, a quello che oggi riusciamo a vedere o crediamo di vedere col microscopio, visto che tante persone ancora si ammalano e non abbiamo ancora capito perché e esattamente quali sono i meccanismi. Quando scompare un amico, pensi che la tua ricerca, beh, forse se fosse spinta un po' più avanti avresti capito. E allora quell'inizio, mia nonna è una donna bellissima, mi ha riportato indietro al fatto di averle fatto una promessa incredibile, che però questa promessa incredibile è la motivazione per fare ricerca con un microscopio, con qualunque altro strumento, con qualunque altro obiettivo di ricerca. La promessa incredibile era quella di dirle: scoprirò perché così non morirai più. In realtà in quel così non morirai più c'era l'idea che questo potesse servire a tutti gli altri. E da lì è cominciata, diciamo un po' in parallelo tra il fiocco di neve e questo evento che ha cambiato la vita di un bambino. Tutti e due questi eventi mi hanno cambiato la vita, no? Perché la scomparsa di un nonno, di un affetto così, cambia un po' le carte in tavola. E la voglia di vedere oltre quel fiocco di neve che ammantava le cose, cambia le carte in tavola. E ho cominciato, sono stato molto fortunato, perché per tutta la vita ho potuto lavorare, diciamo, con il microscopio. E richiamandomi solo un attimo a quello che hai detto, a quello che hai ricordato rispetto all'idea dell'uomo di vedere oltre, beh, Plinio il Vecchio scriveva che quella goccia di rugiada permetteva di vedere meglio la nervatura delle foglie. E in fondo quello era una gocciolina di acqua, che è molto simile al vetro, curva, che ingrandiva un po' un dettaglio, che ad occhio nudo, magari da lontano, non si sarebbe visto. E lì è cominciata, diciamo, questa storia e l'idea di provare a scrivere qualche cosa da condividere con tutti, con un grande problema. Devo dire che questo è la mia prima prova, poi non so che cosa succederà, di portare in modo popolare, cercare di rendere al di fuori della cerchia della ricerca e quindi dei colleghi con i quali condivido gli esperimenti e i loro risultati, il microscopio. Per me è stato veramente difficile, perché c'era una combinazione di voler dire delle cose in modo comprensibile, al tempo stesso però senza abbandonare il rigore nel dirle. Cioè, dico delle cose, sono comprensibili, quindi uno capisce che cosa sta facendo, cosa può far fare quel microscopio, ma una formula ogni tanto scappa. Ma questa formula, poi magari ne parleremo, può anche essere letta e abbandonata lì, no? Serve un po' a proseguire, diciamo, in questo racconto. Certo. Ma quindi la motivazione è che io trovo questo, per me è una storia di vita, perché ho sempre, tra virgolette, trattato con il microscopio, ed è una storia d'amore, è una storia d'amore con la nonna e con tutte le persone che mi sono state vicine in tutti questi anni, mi sono vicine, mentre io continuo a cercare di guardare qualcosa, magari in modo leggermente diverso oggi. Oggi dire microscopio è un termine più simbolico che reale, perché in realtà il microscopio è diventato una macchina estremamente sofisticata. Ecco, raccontiamo un attimino qualche passo fondamentale di questa storia meravigliosa, perché a un certo punto Galileo Galilei ha messo a punto un cannocchiale con cui ha guardato oltre le lune medicee. Ma ecco, come si è passati dalla goccia di rugiada, per così dire,
alla lente, ed è incominciata questa storia della visione al di là della superficie. Intanto Galilei non è, diciamo, l'inventore del microscopio, lasciamo l'invenzione agli olandesi, però c'è una cosa importante che fa Galilei, e Galilei, quello che chiama l'occhialino per vedere le cose minime, è quell'oggetto che viene nominato microscopio. Quindi il termine microscopio nasce intorno all'oggetto che aveva tra le mani Galilei. E Galilei aveva la stessa curiosità nel provare ad osservare distante, quindi le stelle, che poi sono piccole sorgenti luminose che uno cerca di distinguere e di capire, per capire tantissime cose nello spazio ma anche nel tempo. E in parallelo c'è l'osservazione con questo oggetto delle cose piccole. Il sistema, diciamo il microscopio, dalla goccia di rugiada alla pallina di vetro che Van Leeuwenhoek, che è stato effettivamente uno dei primi microscopisti concreti, ha infilato in un pezzo di metallo per poter osservare degli animaletti da una parte e ad esempio come infeltrivano i tessuti della ditta di casa che trattava tessuti allora. Ecco, queste due cose, quindi questa piccola sferetta di vetro o la goccia di rugiada, in realtà sono rimaste identiche anche nel microscopio di oggi, quello che ci permette di vedere le singole proteine. Non siamo usciti da questa storia, appunto, di interazione tra il pezzo di vetro e la luce. Una costante, ed è il successo anche della microscopia ottica, è quello che utilizzando la luce dell'arcobaleno, quindi la luce visibile, l'osservato viene disturbato poco mentre viene osservato. Quindi si prosegue sulla strada dell'utilizzo del microscopio ottico, perché all'inizio quello che succede è che il pezzo di vetro più o meno forgiato, poi si arriverà all'Ottocento, si arriverà a Zeiss, si arriverà ad Abbe, ma il pezzo di vetro più o meno forgiato non aveva bisogno, tutto veniva gratuitamente alla fine, perché la luce del sole veniva convogliata da qualche parte. Addirittura nei primi microscopi non c'erano quelli per ragazzini che avevamo negli anni 60, insomma negli anni 70 non c'erano sorgenti di illuminazione, c'era uno specchietto che raccoglieva la luce del sole e la mandava dentro a una lentina che la focalizzava sull'oggetto, e poi degli oculari permettevano di vedere quello che succedeva in dettaglio. Però negli anni il microscopio diventa da un lato uno strumento di osservazione, quindi vengono scoperte alcune cose, dall'altro diventa un oggetto di intrattenimento. Nell'Ottocento il microscopio è oggetto di intrattenimento in quelle serate dove non c'era la televisione, effettivamente non c'erano altre, non c'erano forme come le conosciamo adesso di svago, né familiare né tra cerchie di amici, e quindi diventa un oggetto che scatena sorpresa, perché non era immaginabile quello che si riusciva a vedere con questa lente curva e mandando della luce sull'oggetto che si voleva osservare. In quel momento però poi cominciano ad intervenire degli studiosi che ne fanno da un lato una trattazione teorica e dall'altro una trattazione pratica. La luce del sole, la luce dell'arcobaleno è fatta di tanti colori, e questi colori viaggiano differentemente nel vetro, quindi producono delle piccole distorsioni differenti, quelle del blu, da quelle del rosso. E in Italia Giambattista Amici capisce come correggere, ad esempio, queste distorsioni. E comincia, diciamo, c'è una catena di studio intorno al microscopio e intorno ad una cosa ben precisa: la formazione dell'immagine. Perché il microscopio a un certo punto all'inizio forma l'immagine nell'occhio, e quindi quello che succede è che Hooke, quando scrive micrografia nel tardo 1600, mette gli occhi negli oculari e disegna a matita
quello che vede. E Hooke fa fare un grandissimo salto al microscopio, lega indissolubilmente il microscopio al vivente, perché tra le osservazioni che fa Hooke, che sono un po' quelle che farebbe un bambino, cioè prendere degli oggetti, fare marcire un po' di banana, aprire la cipolla e guardare che cosa si può vedere, Hooke a un certo punto guarda il sughero e vede una struttura molto regolare, ma non sa che cosa scrivere sul suo quaderno, non sa come descriverla. Poi gli viene in mente che aveva appena visitato un amico che stava in un monastero, gli viene in mente che la struttura di quel monastero era molto regolare e chiama quella struttura cells, cellule. E da allora la cellula biologica, la cellula vivente, quella di cui siamo fatti, mantiene il nome di cellula. Quindi con Galilei abbiamo il nome, ma con il microscopio abbiamo immediatamente quell'intimità che c'è tra quel pezzo di vetro, l'arcobaleno e il vivente e lo studio del vivente. E poi succedono delle cose che sono fantastiche, perché il vivente presenta un problema per chi lo vuole osservare. E dato che noi stiamo tutto il giorno sotto la luce del sole, se assorbissimo la luce del sole, rischieremmo di bruciare, perché assorbimento di energia vuol dire innalzamento di temperatura. Quindi la luce visibile, noi tipicamente non la assorbiamo, ma allora come fare a distinguere dentro alle cellule o le cellule tra di loro, se la luce passa in mezzo e passa come passerebbe attraverso un bicchiere, cioè l'oggetto è trasparente. Escono tante idee di cosiddette di preparazione del campione, quindi ci sono delle colorazioni particolari, alcune colorazioni estremamente interessanti, ma poi verso la metà degli anni 50 un signore che prenderà il Nobel per questo, un certo Zernike, inventa una cosa incredibile: trasforma l'oggetto trasparente in un oggetto non più trasparente dal punto di vista di contrasto, cioè riesce a vedere se ci sono due bicchieri uno vicino all'altro, invece di non riuscire a vederli perché sono trasparenti, riesce a notarne le silhouette. Inventa quello che si chiama il microscopio in contrasto di fase. Da lì si andrà avanti e si utilizzeranno delle colorazioni sempre più interessanti. E stiamo ancora usando il microscopio ottico che potreste comprare da un ottico o che potreste trovare in un'aula di una scuola o in un laboratorio di ricerca, che ha sempre quel pezzo di vetro, gli oculari sotto i quali mettete il campione e osservate. Mi fermerei per ora qui, perché poi succedono delle cose assolutamente incredibili, ma in un lasso di tempo brevissimo, no? Perché dal 1600 arriviamo alla metà del Novecento, ma con Zernike. Ma poi a un certo punto succedono delle cose assolutamente incredibili col microscopio. In pochissimo tempo, in 30 anni, tutto cambia in modo fantastico. È come se immediatamente dall'invenzione dell'auto scomparissero le ruote, scomparisse il volante e noi potessimo guidare quest'auto col pensiero. Ecco, succede qualcosa di analogo in microscopia, ma in pochissimo tempo. Ecco, ma questo cambiamento da che cosa è stato provocato? Lo scienziato che è riuscito ad elaborare idee diverse o la tecnologia che ha aperto la porta a possibilità prima irraggiungibili? Allora, tipicamente sono le scoperte che vengono fatte in diversi campi che sembrano
è interessante questo, perché sembrano convergere quasi tutte sul microscopio. L'osservazione delle stelle, l'osservazione del cielo, quindi da dove eravamo partiti con Galilei, è quella che porterà a un'elaborazione teorica, ma anche a un'elaborazione pratica, per capire come vedere quando due oggetti sono molto vicini. Si capirà come trattare questo tipo di informazione. Ma una cosa assolutamente interessante che scardinerà tutto è il fatto che non è tanto la tecnologia corrente che fa fare il salto. A un certo punto si capisce una cosa, che è molto semplice. E la tecnologia poi verrà a traino un po' di questo, cioè si cercheranno delle soluzioni tecnologiche interessanti per questo. Chi usa il microscopio per vedere quello che non riusciva a vedere con gli occhi, e potete immaginare semplicemente ingrandito, mettiamola così, capisce che se vuole vedere ancora meglio il dettaglio, deve fare quello che forse faceva la piccola vedetta lombarda, cioè deve mettere un pugno davanti all'occhio e confinare la propria osservazione in una regione molto piccola. C'è uno scienziato, Lucas, che scrive un articolo interessantissimo dove chiede al lettore: tu, per guadagnare in dettaglio, che cosa saresti disposto a perdere? Quasi fosse una canzone di Jovanotti. E la risposta è: nel campo di vista. Cioè, se tu concentri la tua attenzione, l'energia, in una porzione più piccola, puoi osservare in quella porzione più piccola dello spazio in modo più dettagliato. E se voglio vedere tutto, come faccio? Faccio come farei mettendomi il pugno davanti all'occhio, cioè faccio una scansione della scena. Ecco, quando viene questa idea viene dai giapponesi negli anni 40, viene poi ripresa da da Naora, poi viene ripresa da Minsky negli anni 50, prevede di selezionare l'informazione più dettagliata che arriva all'occhio e, per avere una visione completa, realizzare punto per punto una scansione. E qui entrano tutte le suggestioni dell'arte, perché il microscopista immediatamente diventa un pittore puntinista. Decide di trattare, ed è una visione anche filosofica questa, quello che gli sta intorno, come fatto da tantissime sorgenti di luce puntiformi che gli mandano informazione, e allora si incarica di rappresentare questa informazione punto per punto con questa osservazione dettagliata sulla sua tela. La sua tela è una pellicola fotografica, la sua tela sono gli occhi, la sua tela sarà un sensore, una camera molto potente per quanto riguarda la rivelazione della luce, che inizia ad essere usata però di nuovo per l'osservazione astronomica e poi viene passata alla microscopia. Quindi la tecnologia in realtà ha un peso nello sviluppo, ma prima vengono delle idee originali e poi queste idee vengono implementate grazie alla tecnologia. Un esempio, mi rendo conto che sono andato un po' lungo, ma un esempio che proprio fa innamorare rispetto a quello che è successo, è una cosa che succede nel 1927. Nel 1927 la signorina Maria Göppert, dottoranda, scrive una tesi di meccanica quantistica dove arriva ad una conclusione, prevede che un atomo o una molecola possano essere portati nello stato eccitato a rate, cioè se serviva energia 10 per eccitare un atomo, per fare cambiare la situazione, le condizioni di un atomo o di una molecola,
Va bene, potete fare la stessa cosa dando 5 più 5. Sembra una cosa stupida, ma nella luce vuol dire che se serve luce blu per raccogliere informazioni, adesso, dato che le energie vanno a calare quando si va dal blu al rosso, bastano due fascetti di luce rossa. La, Maria Goeppert, che poi sposerà Mayer e poi prenderà il Nobel in fisica per la definizione della scella elettronica, quindi un fisico di tutto rispetto, Maria Goeppert-Mayer prevede questo nel 27. Nel 1960 viene dimostrato che la sua predizione è corretta. Perché? Cosa succede? E qui hai ragione, perfettamente ragione, cosa succede da un punto di vista della tecnologia? Io nasco nel 59 e non avrei avuto nessuna influenza su questo. Ma in quegli anni viene inventato il laser, una sorgente di luce molto intensa che permette di dimostrare che la Goeppert-Mayer aveva ragione. Da lì ci saranno altre dimostrazioni, ma solo nel 1990, cioè dopo quasi 60 anni, si comincerà ad usare l'intuizione della Goeppert-Mayer dentro un microscopio fatto da un pezzo di vetro, e questa volta anziché tutto l'arcobaleno, dove si usa solo della luce rossa per osservare gli oggetti. E quindi questo è un misto di un'intuizione, poi di tentativi e di una tecnologia che aiuta gradualmente ad applicare quella che era stata una grande intuizione teorica. Ma la Goeppert-Mayer non aveva nessuna idea che quello sarebbe servito per costruire quello che oggi chiamiamo microscopio multifotonico. Ecco, tu molto spesso nel libro citi un personaggio straordinario che ci ha affascinato per anni e continua a esercitare il suo fascino, il Nobel americano Feynman, il quale, per quanto riguarda il microscopio, la visione, diceva appunto che basterebbe osservare. Quindi ci portiamo su un piano che va al di là della tecnologia con queste parole di Feynman. Sì, ci portiamo in un piano che va, diciamo, questo basta osservare era critico anche da parte di Feynman rispetto a quella che era la situazione della fisica il 22 dicembre del 1959, perché il 22 dicembre del 1959 lui fa questa lettura: c'è ancora un sacco di spazio là in fondo che apre la porta alle nanotecnologie, cioè a studiare, a osservare il piccolo, il molto piccolo, per capire il grande. Quando parliamo di nanotecnologie, le persone spesso pensano che si tratti di cose piccole, ma in realtà si tratta di una cosa non necessariamente piccola, si tratta di essere in grado di osservare la materia ad una scala molto piccola e quindi di poterla controllare, perché se sei capace ad osservarla su una scala molto piccola, puoi anche pensare di intervenire su quella scala piccola. E un piccolissimo cambiamento produce un grande effetto. Questo lo abbiamo imparato. La foglia del fiore di loto, che ha una struttura che su una scala molto piccola del miliardesimo di metro è particolare, questa struttura produce il grande effetto che quando l'acqua, una goccia d'acqua, cade sulla foglia di loto, resta rotonda, non si sparge. Quindi Feynman, quando dice basta osservare e lega l'osservazione ad alcuni casi, immediatamente non può fare altro che parlare di nuovo della biologia, parlare del DNA, parlare delle proteine, parlare di questa possibilità di capire come si organizzano per poter prevedere quelli che saranno i loro effetti. Ma questo basta osservare non basta da solo. Serve una cosa che credo sia molto importante e che credo
che in tutto il percorso che fanno le persone che fanno ricerche non solo sia veramente fondamentale. Cioè, serve avere acquisito conoscenza di base, non cose estremamente particolari, ma essere dotati di una solida conoscenza di base, perché questa è quella che poi corrobora l'idea e ti permette, con quel basta osservare, di passare a qualche cos'altro. E il basta osservare di Feynman, in questo libro, lo so, cito molto Feynman, perché Feynman aveva detto una cosa, era stato eccezionale, perché gli avevano chiesto lei cosa vorrebbe che i suoi studenti si ricordassero, una cosa sola, cosa si dovrebbero ricordare i suoi studenti delle sue lezioni, una cosa sola. Allora, prima gli è venuto in mente F uguale MA, cioè legare la forza a una massa in movimento. Poi E uguale MC quadro, perché mettiamo in campo anche l'energia. Ma nessuna di queste due cose la trovava così importante come la cosa definitiva che ha detto. Vorrei che i miei studenti si ricordassero per sempre che la materia è fatta di atomi. E quindi l'osservazione su quella scala, il controllo su quella scala, permette di capire tantissime cose. In parallelo, questo basta osservare è il motto di un giocatore di baseball che era famosissimo, era Yogi Berra. Yogi Berra è stato... Io non conosco bene il baseball, conosco di più, ahimè, il football, il cricket, dice, il soccer, diciamo, il calcio, che poi malamente, vista la squadra per la quale tengo. Ma però in questo gioco che cosa si fa tra le varie cose? C'è un signore che lancia una pallina e un altro che con una mazza la deve ribattere. Poi che cosa succeda non lo so esattamente, però questo è il cuore di quel gioco. Allora, Yogi Berra era quello con la mazza che doveva ribattere la pallina lanciata. E questo basta osservare era anche il suo motto, perché dalla sua osservazione di piccolissimi movimenti e dettagli nel movimento pre-lancio del lanciatore, questo lo aiutava a prevedere dove avrebbe lanciato la palla e quindi lo portò al successo. Per Feynman è la stessa cosa. Questa osservazione su una scala molto piccola ci può permettere di prevedere quello che succederà e di orientarlo eventualmente in una direzione piuttosto che un'altra. E pensiamola bene, una persona malata o una persona della quale riusciamo a prevedere l'insorgenza di una malattia può essere precurata oppure può essere curata meglio se conosciamo, sappiamo quello che succede su quella piccola scala. Quindi sì, Feynman è citato veramente molte volte, ma perché è stato, era veramente molto avanti rispetto a quello che era, non solo perché è stato un grande fisico teorico, è stato insignito del Nobel per una scommessa su un calcolo, ma perché veramente aveva una visione molto in avanti. E sapeva anche comunicarla molto bene, naturalmente. E sapeva comunicarla molto bene. Feynman veramente faceva delle lezioni, se qualcuno ha avuto la fortuna di ascoltarle in quei CD che sono girati a volte, anche i suoi libri di fisica, la fisica di Berkeley, la fisica di Feynman restano eccezionali per il modo in cui spiegava le cose e per il rigore che metteva. Lo sai hai visto e probabilmente li hai visti, ma molti forse li hanno solo visti. Feynman spiegava le cose apparentemente disegnando dei vermicelli su un foglio, ma lui spiegava delle cose su una scala atomica, su una scala di piccole particelle, perché quel suo modo di rappresentare la soluzione dietro aveva una profondissima conoscenza. È l'analogo di quella grande intuizione che hanno avuto Watson e Crick quando hanno visto un'immagine, che chiunque vedesse quell'immagine, è un'immagine grigia fatta a gruppi più o meno concentrici,
con una parte nera al centro per un motivo prettamente tecnico, e questi signori, vedendo quell'immagine, sono riusciti a prevedere che il DNA è organizzato su una scala a chiocciola. E uno dice, ma come diamine hanno fatto, osservando, con quel basso osservare un'immagine che poteva sembrare uno sbuffo di fumo, un cappello, qualunque cosa. Beh, loro avevano padronanza della termodinamica, della fisica fondamentale di base, e l'interazione tra quel fascio energetico e quell'oggetto che era il DNA, che rimandava questo fascio su uno schermo, la raccontiamo così, e non poteva venire altro, secondo i loro conti, che da una struttura con una scala a chiocciola. Quindi questo basta osservare poi ha bisogno di quella spinta che sa dare solo quella conoscenza di base che in un certo periodo della nostra vita abbiamo più facilità che in altri momenti della nostra vita ad acquisire, quindi nel tempo della scuola, che quindi è un elemento importantissimo. Per questo mi piacerebbe che i microscopi fossero più diffusi nelle scuole e potessero fare, gli studenti potessero avere delle idee originali su come osservare in modo differente. Senti, tu nel raccontare la scienza spesso navighi tra la musica, l'arte e così via. Secondo te, perché un bambino rimane affascinato da un'immagine al microscopio? Questa è una domanda. Poi te ne voglio fare un'altra, che è un po' il pensiero del domani, il futuro. Quali saranno i limiti, se ci sono, per questo straordinario strumento con il quale immaginiamo la scienza? Allora, per la prima domanda, perché può essere attratto, perché immagina effettivamente di vedere qualche cosa, essendo bambino, che gli altri non vedono. Quindi riesce ad accedere alle cose, al dettaglio delle cose che gli stanno attorno in un modo assolutamente nuovo, che immediatamente scatena curiosità. Se tu guardi un pezzo di banana in un piattino, lo vedi bianchiccio, forse poi diventerà un po' marrone. Ma se tu lo guardi con un microscopio, cominci a vedere qualche cosa che si muove. E allora il bambino è naturalmente curioso. È curioso, e quando riesce a vedere qualche cosa che non riusciva a vedere altrimenti, beh, si appassiona immediatamente, qualunque sia l'oggetto che gli permette di vederla. Ma il microscopio è forse lo strumento più semplice per poter accedere a qualche cosa che non si riesce ad osservare o a vedere o a capire direttamente. È un oggetto che un bambino trova immediatamente naturale. I bambini, in effetti, quando sono molto piccoli, ad esempio, sono attratti da quelli che si chiamano oggetti di fase, no? Tendono a prenderti gli occhiali o a prendere il bicchiere particolarmente trasparente, perché ne colgono la presenza e li stupisce il fatto che siano qualche cosa che possono toccare e prendere, perché sono trasparenti. Sembrerebbe poter passare in mezzo, ma invece questo non avviene. E allora con quel pezzo di vetro riescono a dare conto, probabilmente, questo almeno quello che riguardava me, riuscire a vedere qualche cosa che gli altri, che io, ma che anche gli altri non riuscivano a vedere. E il fatto che gli adulti non riescano a vederlo e tu sì, questa è l'inizio di una sfida, è quella sfida che poi è sintetizzata da quell'ultima immagine che richiama al Piccolo Principe, no? E quindi io credo che sia una... Il microscopio permette di amplificare la curiosità, il senso di meraviglia rispetto a quello che ti sta intorno. Cioè, è meraviglia vedere qualche cosa ad un dettaglio perché non lo riuscivi a immaginare, quindi la meraviglia ti porta a voler vedere meglio, a voler vedere di più, e quindi a continuare a giocare con quel pezzo di vetro, orientare, quando si orientava la luce per vedere
in modo più o meno colorato, sfruttando qualche effetto che si chiama birifrangenza, in realtà era qualche cosa che credo affascini qualunque bambino, in un'età almeno senz'altro fino ai 12 anni, dai 4 ai 12 direi che sono le età. Invece la seconda parte della tua domanda riguarda i limiti. Effettivamente devo dire che non vedo dei limiti tecnologici in questo senso, cioè ce n'è uno in realtà che però potrebbe essere superato, quindi ammesso che ne valga la pena, e che è quello di riuscire a vedere delle cose in una scala di tempi molto piccola, perché la luce passa attraverso gli oggetti molto velocemente. Limite, non vedo un limite tecnologico, anzi, mi permetto di rimarcare il fatto che oggi, dando gambe a quella che era stata un'idea di un fisico italiano, Giuliano Toraldo di Francia, nel 1945, Giuliano Toraldo di Francia usa un termine che fa storcere un po' il naso. Parla di super risoluzione, di super vista. È un fisico. Per vedere oltre quello che la fisica ti permette di vedere, la devi violare. Toraldo di Francia dice, ma certo che no. Basta aggiungere un po' di informazioni prima di formare l'immagine, qualunque essa sia l'informazione. Quando noi per una serie di motivi fisiologici anche, siamo sensibili della luce al mix di due componenti, la sua brillantezza, chiamiamola così, e il tempo di arrivo della luce a noi. Questo è quello che ci permette di capire se un oggetto sta più lontano o più vicino, il tempo di propagazione di questa informazione. Quindi sono due le incognite che abbiamo, e infatti sono due gli occhi che abbiamo. Un'equazione per occhio permettono di vedere la brillantezza e di capire se una cosa sta dietro o un po' più avanti. Se tappiamo un occhio, non vediamo più nelle tre dimensioni. Sono conscio del fatto che quasi tutti quelli che hanno avuto stasera la gentilezza di ascoltarci e di sentirci stanno dicendo, sì, vabbè, se però mi tappo un occhio continuo a vedere in tre dimensioni. È vero, nell'idea di Giuliano Toraldo di Francia, perché per un po' riesco a sopperire con delle informazioni, la seconda equazione, quella mancante, viene dall'esperienza. Quindi la aggiungo e per un po' riesco a vedere nelle tre dimensioni. Sono andato a finire qui per dire che questa intuizione che ha avuto Giuliano Toraldo di Francia oggi ci permette di dire che il microscopio ottico, quindi quello che lavora con la luce dell'arcobaleno, ci permette di osservare quello che ci sta intorno ad un dettaglio illimitato. Cioè siamo veramente illimitati. La tecnologia va in parallelo, a volte precede, ma tipicamente accompagna, e quindi anche tecnologicamente non credo che abbiamo limiti. Ma il limite che abbiamo è quello che adesso che riusciamo a vedere così finemente le cose, stiamo comprendendo che quando formavamo e formiamo le immagini, dico una frase che non va presa alla lettera ovviamente, ma cerchiamo di formare la nostra immagine e somiglianza, nel senso, era l'avvertimento di Berkeley. Quando Berkeley scrive la teoria della visione, dice che quello che vediamo sono i fantasmi che avevamo in noi. A dire che noi abbiamo una certa idea della cellula, della proteina, abbiamo un'idea di come queste interagiscono l'una con l'altra, e riportiamo questa idea anche con la tecnologia più spinta nell'immagine che formiamo. Allora, per come la vedo io,
il limite che dobbiamo adesso svalicare per essere più completi come osservatori e per poter quindi capire meglio quello che succede è quello di abbandonare l'idea di volere formare un'immagine come pensiamo che sia. Quindi non dobbiamo, quando osserviamo una cellula sappiamo già che è fatta grosso modo così, al centro un nucleo, ha delle cose. Abbandoniamo questa cosa. Costruiamo un'immagine fatta di tanti piccoli particolari che possono venire dall'incontro della luce dell'arcobaleno con la materia, mettiamoli insieme e ragioniamo su quello che succede. Quindi il futuro che io vedo nella microscopia, il superamento del limite dell'essere influenzati da quello che abbiamo in mente quando affrontiamo lo studio con il microscopio, è quello di abbandonare qualunque idea rispetto alla formazione. Può essere bella o brutta l'immagine che esce, può essere un'immagine tipo quella di Watson e Crick, ma quando la vediamo e mettiamo insieme le nostre conoscenze, diciamo a Cipicchia, è lì, è in quella porzione che avviene quel gioco delle parti tra le molecole del vivente che fa diventare quella cellula tumorale oppure che la fa riparare da un tumore in corso. Ecco, io credo che il limite sia quello, diciamo, di essere ancora un po' influenzati, e adesso che abbiamo tantissima tecnologia a disposizione, adesso che siamo illimitati nella visione, ce ne rendiamo conto, perché pensavamo che le cose andassero in un certo modo, ma adesso molecola per molecola vediamo che non vanno esattamente così. E quindi dobbiamo rivedere e ripensare a quello che è il ragionamento su come è organizzato il vivente e sull'effetto che ha. E trovo questo bellissimo. Quindi trovo che l'avventura della microscopia andrà oltre la tecnologia. La tecnologia oggi ci permette di vedere delle cose, di misurare delle cose incredibili col microscopio. Andrà oltre. Tu hai fatto un cenno molto importante, e cioè il rischio di vedere quello che uno pensa di vedere, ma non la realtà vera. Ecco, nella storia dell'esplorazione col microscopio, nella visione in genere, mi viene in mente così Schiaparelli che vede i canali su Marte che non ci sono, assieme a Percival Lowell che è andato avanti per tutta la vita a sostenere queste idee, cioè il fatto di anteporsi a quello che lo strumento talvolta ti aiuta a vedere. Nella storia ci sono state delle cantonate clamorose nella visione col microscopio o no? Allora, senz'altro ci sono stati degli artefatti che hanno prodotto probabilmente delle cantonate sulla comprensione dei meccanismi di funzionamento molecolare nella cellula. Una serie, non le chiamerei cantonate, ma una serie di cambio di comprensione di quello che sta succedendo riguarda quello che succede ad esempio nel nucleo della cellula. Nel nucleo della cellula, intanto, beh, molti lo sanno, ma la cellula è grande, diciamo, qualche milionesimo di metro, quindi è un sacchettino molto piccolo, il suo nucleo diciamo che è un milionesimo di metro, quindi molto molto più piccolo di un capello. Eppure dentro a quel sacchettino stanno, se noi li potessimo sfilare, 2 metri di DNA. Quindi questo DNA è quello che porta tutta l'informazione per farci andare avanti in qualche modo, bene o male che sia. Il modo in cui questo è organizzato all'interno del nucleo ha subito negli anni, almeno negli ultimi 40 anni, è stato immaginato in modi completamente differenti. All'inizio addirittura i libri di testo, ma questo viene dalla microscopia elettronica in realtà, per una serie di motivi, i libri di testo parlano dell'organizzazione del DNA, in realtà della cromatina, come una collana di perle. Ed è una cosa che viene propagata nei libri di scuola, anche a livello universitario. Non esiste questa struttura dentro un nucleo dove tutto è molto compattato. Però per andare a ben vedere qual è il frutto di questa compattazione, negli anni si è pensato di essere riusciti ad osservare
una struttura che si chiamava fibra a 30 miliardesimi di metro. Era frutto di osservazioni al microscopio, ma immaginando che si riusciva a vedere qualche cosa che si era visto al microscopio elettronico in una condizione però completamente differente. E per anni si è parlato di questa struttura. 3 anni fa, esattamente lo stesso oggetto è stato rivisto, non è una cantonata, diciamo, ma è un accrescimento, diciamo, delle informazioni che si riescono ad avere utilizzando il microscopio, e oggi si pensa che in realtà non esistano quelle strutture così compatte come la cosiddetta fibra a 30 nanometri, ma esistono delle strutture più o meno disordinate, che devono essere disordinate perché se fossero troppo compatte non lascerebbero uscire l'informazione così rapidamente come deve uscire nella progressione della vita della cellula. Quindi non sono esattamente cantonate, ma sono dei cambi, diciamo, di interpretazione di quello che il microscopio permette di vedere. Nell'Alzheimer, quando parliamo dell'accumulo di materiale tossico, dell'accumulo di come viene organizzato questo beta amiloide che è responsabile del malfunzionamento delle cellule nervose, beh, si è scoperto recentemente che tutte le immagini che riuscivamo a produrre le producevamo, ma pensavamo di essere riusciti a mettere delle bandierine in tutti i posti dove andavano messe, e invece il fatto di disporre oggi di un microscopio illimitato da un punto di vista del dettaglio ci ha fatto capire che le bandierine non le mettevamo da tutte le parti. Quando non le vedevamo da qualche parte arrivavamo a delle conclusioni, ma queste conclusioni poi erano sbagliate perché poggiavano su una nostra idea di quello che doveva essere l'oggetto, ma non su come realmente l'oggetto era, semplicemente perché non eravamo riusciti a mettere le bandierine dove pensavamo di averle messe. Questo non è un rischio che corriamo col microscopio, è un vantaggio. Prima, quando il dettaglio era limitato dalla pura fisica e non c'era questa idea di Toraldo di Francia, di Lucas, di altri, per poter migliorare le cose, beh, prima arrivava tutto insieme e quindi eri autorizzato a pensare quello che ti pareva, su quello che vedevi. Poi facevi delle altre indagini sperimentali. Si è rivista l'organizzazione, ad esempio, dei mitocondri, si è rivista l'organizzazione di tante componenti cellulari che si pensava funzionassero in un certo modo, ma non era così. E perché, in fondo, sarebbe bastato osservare, ma non si riusciva ad osservare su quella scala fino a qualche tempo fa. Non so se questo risponde, non dico casi precisi, perché poi sono delle persone che stanno ancora studiando e cercando di capire perché hanno preso la cantonata, semmai, e in buona fede, in tutta buona fede. Bene. Ma volevo lascio subito la parola a Pierluigi, ma volevo, perché l'hai accennato prima, la questione della musica. Io da quando sono bambino ho sempre studiato e ho sempre fatto qualunque cosa con il giradischi acceso. E quindi le canzoni che trovate in realtà citate all'inizio di ogni capitolo di questo libro sono quelle che principalmente hanno accompagnato tantissime cose, che sono appropriate a raccontare anche delle cose, a dire che in fondo tutto influisce sul modo in cui alla fine facciamo le cose, dalle canzoni di De André, dall'ottico di De André, fino ad arrivare allo spettacolo più grande dopo il Big Bang, che è quello che osservi quando riesci a vedere una cosa eccezionale con il tuo microscopio. E permettetemi solo, e lascio subito la parola a Pierluigi, ma ho quasi un capitolo di ringraziamenti. E una parte della mia colonna sonora è stato Francesco Guccini, ma lui recentemente ha detto una cosa in un'intervista, in una trasmissione che era Propaganda Live con Bianchi, che ho trovato bellissima e che l'ho messa nei ringraziamenti perché riassume un po' tutto. Dice: dopo la guerra
c'era una voglia di ballare che faceva luce. Ed è questo, questa battaglia che ingaggiamo con la materia per poterla vedere, che poi fa venire questa grandissima voglia di ballare, di capire, di reinterpretare le cose, e una volta che le abbiamo interpretate, di rimetterle in discussione e di provare a costruire un microscopio migliore e di provare a vedere le cose magari in modo anche più originale di come abbiamo fatto fino adesso. Scusa Pierluigi, non ti si hai il microfono? Ebbene, no, nessuna scusa, anzi, ci avresti fatto un torto se non ci avessi così lasciato con questa ultima frase, con queste ultime riflessioni, perché è proprio così, Costanza. Io vi informo che è trascorso un'ora del vostro dialogo, tranquillamente, molto liscio, rispetto a un argomento che sembrava puramente tecnologico o tecnico, invece avete posto questioni molto profonde su cui riflettere, su cui ragionare, e credo che il vostro contributo sia stato del tutto eccezionale. Per parte mia, io sono un matematico, però da 22 anni seguo le attività del laboratorio di scienze sperimentali, e quando mi capita di vedere, di entrare nell'aula di microbiologia e vedere che ci sono dei bambini, ha ragione Alberto, fino ai 12 anni, 13, ciò che traspare è una sorta di entusiasmo. Per esempio, quando ai bambini gli si fa quando i bambini riescono a vedere dentro l'acqua un paramecio che si muove, e quello è il momento in cui chi insegna, chi organizza, raccoglie una sensazione di schiettezza, di anche di lungimiranza rispetto alle attività che bisogna proporre a questi bambini. E quindi io confermo alcune delle riflessioni per le esperienze che ho avuto. Ultimamente mi è capitato spesso di dover rispondere di no, perché non avevamo le strutture, le strumentazioni adatte, ma di mettere in collegamento aziende che avevano bisogno del microscopio per controllare i risultati dei loro processi produttivi. E questo mi pare anche un'altra cosa molto interessante. Grazie professor Cavrara, grazie per la sua conduzione, per le domande, e vale l'invito anche per lei per la prossima edizione di Festa di Scienza e di Filosofia, che ci sarà dal 22 al 25 aprile, con una formula nuova che riguarderà un po' una diffusione della festa nel centro Italia, sempre se Covid-19 consentirà questo. Grazie Alberto Diaspro per questo ulteriore contributo che hai dato, e grazie per avermi inviato il dono del tuo libro via elettronica. Ti comunico, come lo comunico a tutti, che con la presentazione di questa sera cominciamo un'altra esperienza, cioè subito dopo la presentazione del libro, se l'autore è stato presente a Festa di Scienze e di Filosofia, dal mercoledì, quindi nel caso di oggi, da domani, vanno in onda sugli stessi canali le conferenze che hai tenuto o che l'autore ha tenuto a Festa di Scienze e di Filosofia, quindi grazie. Martedì 15 ci sarà il sesto appuntamento. Il 15 è il giorno successivo alla ripresa, alla riapertura delle scuole, e nelle scuole c'è un teorema che si impara da sempre,
che è la base di tutti i teoremi, come dice il libro che presenteremo, e cioè A al quadrato più B al quadrato uguale C al quadrato, cioè il teorema di Pitagora. E a presentarlo sarà il professor Umberto Bottazzini, l'autore del libro che appunto ha il titolo che vi ho detto, A quadrato più B quadrato uguale C al quadrato, Pitagora, il padre di tutti i teoremi, edito dal Molino. Insieme al professor Bottazzini, che è storico della matematica presso l'Università di Milano, ci sarà un fotografo, e cioè Fernando Scianna, fotografo di fama internazionale, che dialogherà con Bottazzini sul teorema di Pitagora, sulla sua storia, sulla sua importanza e sulle sue proiezioni future. Quindi do appuntamento a chi segue questa rubrica al 15 di settembre. Rinnovo i ringraziamenti al professor Caprara e ad Alberto Diaspro e conto di averli con noi per la prossima festa di scienza e di filosofia. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. E grazie Giovanni. Grazie a Giovanni. Ci vediamo a Foligno. Senz'altro. Grazie mille. Arrivederci.